Una tradizione che si consolida e che cresce nel tempo, i cronisti delle testate studentesche si sono messi alla prova con il concorso organizzato da Libertà e Cari Parma, vinto quest'anno dall'Eco di Giulia del Colombini. È un'esperienza per me veramente molto positiva, anche perché da loro, dalla parte loro, sono stati molto partecipi e soprattutto erano molto entusiasti di poter avviare, diciamo, questo percorso. Ma cosa ti piace della vita in redazione? Mi piace che siamo tutti amici prima di tutto, cioè noi mettiamo l'amicizia al primo posto e poi il lavoro di redazione. Insieme pensiamo a quali articoli elaborare per mettere sul giornalino, come impostare il lavoro. Menzioni speciali al voltafaccia del liceo scientifico Volta di Castel San Giovanni e a conti fatti dell'ITIS di Borgonovo. Per i migliori contenuti premiati l'Acuto del Liceo Ginnasio Gioia e il Calimero dell'Istituto Casali di Piacenza. Infine la miglior grafica è andata a Il Selvaggio dell'Istituto Leonardo da Vinci. Tutto è nato da un progetto che abbiamo fatto con la provincia l'anno scorso, che ci ha interpellato all'interno di un progetto sull'immigrazione, perché noi abbiamo più del 43% di alunni stranieri e quindi, essendo un argomento molto sentito, vissuto direttamente dai ragazzi, anche il lavoro, l'impegno profuso è stato tanto e quindi i risultati poi sono stati positivi. Migliore grafica il vostro giornale, com'è lavorare in redazione? È molto bello, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti molto e grazie a questa esperienza siamo riusciti a più o meno a consolidare tutta la classe, a portare varie idee tra noi ragazzi e sia di prima che di quinto anno, il che ha portato a questo obiettivo raggiunto da tutta la classe, perché portando tutte le idee c'è stato diversi punti di vista e quindi miglioramento della grafica. Sì. Siamo riusciti ancora un anno e ci impegneremo per il 2013, siamo riusciti appunto quest'anno ad arrivare alla nona edizione e questo è il merito vostro. Prima parlavamo fra di noi, con la dottoressa Prati, con l'assessore di questa iniziativa e sottolineavamo come si riesca a farlo solo a Piacenza. Un evento che si rafforza, come intanto l'editrice Enrica Prati, che ricorda i prossimi appuntamenti per i quali si avrà bisogno anche del contributo dei giovani. La cosa importante è che nel 2013 molti saranno gli appuntamenti che ci vedranno impegnati come Libertà insieme alle scuole di giornalismo. Ci sarà il decennale di questa scuola che è importantissima, ci sarà il 20° meeting interregionale delle scuole, ci saranno i 130 anni di Libertà a cui chiederemo un contributo sulla loro idea di storia ma anche di futuro, e ci sarà l'online.